Vedo che ho fatto scuola sulle battaglie, è stata una battaglia la mia innanzitutto contro una vicenda che ha dell'incredibile, quindi sono anche due vicende, diciamo, devo dire la verità, molto molto diverse. La mia è una vicenda che attiene all'incredibile, cioè di pagare per aver fatto il mio dovere durante l'attività di magistrato. Io non commento la vicenda di, ovviamente, giudiziaria di Enzo De Luca, del sindaco di Salerno, perché non la conosco. È l'occasione però per ribadire quanto sia necessario modificare con urgenza la legge Severino. Quindi bene, bene fare battaglie di civiltà giuridica, bene sottolineare quanto sia importante lo Stato di diritto e quanto sia importante anche la sovranità popolare rispetto ad altri principi. Poi a me fa piacere, ovviamente, nella vita, francamente, tenere anche molto distinte le storie. Io rivendico paradossalmente quasi come una medaglia il fatto di continuare a pagare per aver indagato nella mia vita da pubblico ministero, aver pagato per quello un sistema criminale che ancora opprime il nostro paese, fatto da criminalità organizzata tradizionale dei colletti bianchi, politica, affari, massonerie deviate, e per quello che mi hanno strappato la toga di pubblico ministero, e per quello che mi hanno trasferito, e per quello che mi considero ancora un bersaglio mobile, e per quello che non smetterò fino alla fine della mia vita di lottare per la giustizia. Quindi, come dire, faccio una riflessione di questo tipo ai margini di una vicenda giudiziaria che francamente non conosco e quindi è accomunata solamente, diciamo, la legge Severino, chiamiamola così. Questo è il punto di contatto che in qualche modo c'è tra la vicenda mia e la vicenda del sindaco di Salerno.